no, no, il confronto con gli altri è, cioè, terribile per me, l'ansia da prestazione è sempre altissima. Ma anche quando porto un piatto in tavola, a volte mi capita di fermarmi di fianco al tavolo, così, in attesa di vedere la prima faccia che fanno quando si mettono in bocca la prima forchettata del piatto. Allora, Ortica nasce nel dicembre del 2012 da un'idea avuta, insomma, un annetto prima. Io e Anna veniamo da due mondi completamente diversi, nel senso che io sono laureata in teorie tecniche della comunicazione mediale, Anna è un architetto, e poi abbiamo deciso di fare quello che ci piaceva e quindi, insomma, è nata un po' l'idea di Ortica. Un posto che ci assomigliasse. Infatti tutto quello che si trova dentro Ortica sono tutte le nostre ricerche, giro per mercatini, e abbiamo fatto proprio un posto a nostra immagine. Allora, abbiamo scelto riso venere con barbabietola rossa e gorgonzola. Sono tra l'altro tutti prodotti a chilometro zero, perché il riso che abbiamo utilizzato è della Cascina Brarola. La barbabietola rossa è un ortaggio che noi prendiamo dal nostro fornitore di frutta e verdura, che è di Gattinara, quindi sempre a chilometro zero. E il gorgonzola, beh, insomma, di Novara, quindi ci siamo. Facciamo una passata di barbabietola. Cuociamo il riso venere, aggiungiamo la passata di barbabietola al riso venere e poi ci mettiamo sopra lo zola in crema. Secondo me il venere va associato a delle cose che siano o dolci o comunque non forti, perché si deve sentire l'aromaticità del venere. Ad esempio, normalmente lo trovi tipo con la crema al curry e i gamberetti. Secondo me è una follia, perché il curry va a nascondere totalmente l'aromaticità del riso stesso, che quindi poi si va a perdere. Essendo un riso integrale ci mette tantissimo a cuocere, e noi lo faremo cuocere un po' di meno del dovuto, cioè anziché i 40 minuti lo faremo cuocere 25, così poi finiamo la cottura con la purea di barbabietola e il riso assorbe un po' il sapore della barbabietola. E adesso la frullo. Allora, poi fatta la crema di barbabietola, dobbiamo andare a fare una crema di gorgonzola, che facciamo fondendo il gorgonzola con un po' di burro e aggiustando la densità della crema con un po' di panna. Nel frattempo facciamo cuocere il riso e poi andiamo a finire tutto in pentola. In realtà ci sono due creme di barbabietola che girano qua, nel senso c'è una crema di barbabietola più liquida, che è più brodosa, che finisce di cuocere il riso sostanzialmente e va a dare un po' di dolcino al riso. E poi invece qua sotto c'è una purea di barbabietola che è un po' più densa, quindi anche un po' più granulosa, come si può vedere, che quindi dà consistenza un po' tutto al piatto e dovrebbe anche andarmi a legare gli altri ingredienti. E poi vado a metterci sopra la mia crema di zola. È la cucina che io ho sempre mangiato, ecco, e che ho sempre cucinato da me, che mia madre ha sempre cucinato. Che ne so, l'arrosto di oggi era quello che faceva mia nonna. Niente di più e niente di meno.